dimenticateci. E un appello ai popoli del Mediterraneo affinché evitino la tentazione di chiusure identitarie arriva da Papa Francesco in visita a Napoli. I nostri inviati Raffaele Fichera e Luigi Conti. Incoraggiando le popolazioni del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di riconquista e di chiusura identitaria. Accoglienza e dialogo, due parole in antitesi con la chiusura identitaria nei confronti della quale Francesco è tornato a mettere in guardia i popoli del Mediterraneo, terminandola a due giorni di lavori nella facoltà di teologia dei Gesuiti a Napoli, città bacino del Mare Nostrum, ha detto il Papa, che proprio perché nostro è quindi di tutti e non di qualcuno in particolare. Cita Martin Luther King, Giorgio La Pira, Mediterraneo tenda di pace, Don Peppino Diana, il giovane sacerdote ucciso dalla Camorra che ha studiato proprio in questa università. Accoglienza e dialogo soprattutto con l'Islam, insiste Bergoglio, per superare le violenze fondamentaliste e perché anche i cristiani in passato hanno commesso gravi errori. Queste persecuzioni anche noi le abbiamo fatte, alla pila battesimale, e c'era uno con la spada lì, col battesimo e la morte. Noi abbiamo fatto questo.